Allora vi ringrazio per esservi fermati dopo l'allenamento. Bravo. E grazie mille, grazie per l'appuntamento, che vi invito da parte della scuola. Allora, stasera parleremo di creatività. Creatività. Ne parlo, come mai mi permetto umilmente di dare le mie constatazioni sulla creatività. Perché io sono uno scrittore, per chi mi conoscesse, e infatti le riflessioni di stasera provengono dal libro che ho scritto, Vangelo Pratico, no? Questo che è un saggio. E poi sono un artista visivo, realizzo principalmente progetti con la fotografia, la pittura e la performance. E cosa c'entra la creatività se siamo una scuola di arti marziali? Perché le arti marziali appunto sono un'arte e quindi siamo degli artisti e magari fare qualche riflessione sulla creatività potrebbe tornarci utile per quando siamo negli allenamenti. Magari vi faccio vedere qualche lavoro da questo mio portfolio, che è appunto un mio lavoro fotografico, così intanto vediamo di cosa parliamo quando si parla dei miei lavori. Sono fotografie, sono appunto lavoro fotografico. Vediamo, sì, certo. Così vediamo anche un po' cosa può suggestionare. Sono da più esposizioni qui. Può essere, sì. Allora, la creatività. Quindi un modo per fare umilmente, visto che è una cosa che ho a che fare tutti i giorni, raccontare un po' la mia esperienza, perché appunto potrebbe, dicevo, tornarci utile quando siamo a fare gli esercizi, l'allenamento, le serie. Se bisogna puntualizzare questa cosa, evidentemente perché non c'è più di un modo per poter fare le cose. Per poter fare esperienze delle cose, per poter anche leggere e interpretare quello che viviamo. E quindi non ha bisogno di troppa presentazione, c'è un atteggiamento innanzitutto razionale, che è l'atteggiamento in cui siamo immersi, infatti non ha bisogno di troppe presentazioni. E c'è anche questo atteggiamento che è la creatività. Quindi portare alla vostra attenzione queste due modalità che permetterebbero quindi di fare le esperienze in maniera diversa, portando anche a delle sperimentazioni e delle comprensioni diverse. Io sto parlando di razionalità, ho usato il termine razionalità, ho usato il termine creatività, ma sono solo parole, potete utilizzare quello che vi fa più comodo, quello che vi torna più utile. Ognuno dà un senso diverso a queste definizioni. Ma dobbiamo concordare sulla definizione, se no non ci comprendiamo. Infatti farò degli esempi così ci intendiamo. Okay. Quando uso il termine razionalità era per indicare quando quel modo di comportarci, quegli atteggiamenti, quell'attitudine che è utile per poter creare all'interno del già conosciuto, attraverso le cose che già conosciamo, che abbiamo già sperimentato, quindi di cui conosciamo già come potrebbe essere l'esito finale. Quindi all'interno, quando siamo all'interno della prevedibilità. Ma se vogliamo sperimentare qualche cosa che va oltre quello che già conosciamo, vogliamo conoscere qualcosa che è oltre quello che già possiamo rilevare attorno a noi, è un altro strumento che dobbiamo utilizzare, la creatività. Che appunto l'atteggiamento, il comportamento, l'attitudine che si ha quando si va verso l'ignoto, quando si affronta qualcosa come se fosse un territorio sconosciuto. E quindi già potremmo, qualcosa di sconosciuto, quindi al di fuori della prevedibilità, che sono quindi due atteggiamenti, uno il contrattare dell'altro. Andare verso l'ignoto, il mistero, è l'antefatto di tutte le avventure, quindi potrebbe anche essere entusiasmante, però l'ignoto è qualcosa che anche inquieta, e quindi possiamo già notare in questa cosa il motivo per cui la creatività è qualcosa che viene trascurato e
si preferisce, si viene più spontaneo andare verso la razionalità. Però è nella creatività che si possono creare cose nuove, innovative, possono viversi delle sorprese, anche delle novità, dei rinnovamenti anche per sé, quindi non dimentichiamocelo. Quindi stiamo affermando che ci sono due strumenti che abbiamo in dotazione tutti quanti, 50% e 50%, perché quando si parla, sto parlando di creatività, non intendo qualche cosa che è soltanto per gli artisti, che serve a fare le opere d'arte, per capirci, ma è ogni volta che facciamo qualcosa, che cerchiamo di esplorare, sperimentare qualcosa, senza giudicare quello che stiamo facendo, senza giudicare quello che preoccuparci di quello che gli altri giudicheranno di noi mentre stiamo facendo qualche cosa. Quindi con una spontaneità, con una leggerezza. Per fare degli esempi così ci capiamo meglio, fino a poco tempo fa io lavoravo alla reception degli uffici della nostra regione. E quindi ero la prima persona a dover intervenire in caso di emergenza. No, se scattava l'allarme non è che reagivo con creatività, ma mi ricordavo tutti i passaggi del piano emergenza e sapevo chi dovevo chiamare per poter... Il protocollo, esatto. Cioè all'interno quindi delle conoscenze che mi erano state date. No. E se non facessi così, se non avessi fatto così, sarei potuto anche essere un pericolo per i miei colleghi. E come vi ho detto, sono un artista, quindi vado spesso a visitare musei, mostre d'arte, e vi posso assicurare che la maggior parte delle persone, quando visito una mostra, lo fanno con un atteggiamento razionale, ovvero cercano di capire cosa stanno vedendo. Si mettono davanti alle opere d'arte e cercano di sperimentare, di interpretare, di capire cosa voleva comunicarci l'artista, no? E già nei due secondi che abbiamo stato i miei lavori c'era appunto qualcuno che cercava di capire come era stata fatta quella cosa lì. E paradossalmente, proprio facendo così, stiamo cercando di ragionare, razionalizzare, quindi verbalizzare un qualche cosa che l'artista stava comunicandoci che era al di là di quello che già conosciamo. Mi spiego meglio, nell'esempio dell'arte, l'artista con quell'opera d'arte voleva comunicarci qualcosa che è oltre quello che si conosce, quello che già sappiamo, e quindi non poteva spiegarcelo a parole, e ha dovuto utilizzare un'altra lingua, l'arte. E quindi, paradossalmente, quel qualcosa in più che ci stava venendo comunicato davanti all'opera d'arte arrivava, ma non secondo le spiegazioni logiche, quindi arrivava a livello di sentire, no? A livello di emozione. Tutto sarà capitato vedere delle opere d'arte e percepire delle emozioni. Ecco, in quel modo stava arrivando qualcosa. La creatività è il passaggio, la trasmissione di qualcosa di unico che ha fatto l'artista, che vuole comunicarsi l'artista, alla nostra unicità. E quindi paradossalmente ce la perderemmo se invece cercassimo di razionalizzare. Quante volte mi è capitato varie volte a visitare il Louvre e davanti alla Mona Lisa, vi posso assicurare, i turisti, anche se fanno la fila, poi si piantano davanti al quadro e cercano di decifrare cosa hanno davanti come se fosse il rebus della settimana linguistica. Cioè cercano di capire razionalmente il perché quel quadro è diventato così famoso. Ma paradossalmente, proprio facendo così, si perdono di recepire quel qualcosa in più che ha fatto sì che quel quadro è diventato così famoso, che è una trasmissione di di qualcosa che non sappiamo come succede, però esiste e tutti quanti lo percepiamo. Ed è un qualcosa che ci fornisce delle conoscenze in più. Quindi creatività permette di creare qualcosa di nuovo. Quando ci atteggiamo, ci rivolgiamo alla nostra attività senza giudicare quello che stiamo facendo, senza preoccuparci di quello che stiamo facendo e dell'esito finale. Ma allo stesso modo anche ci apre a recepire, ad accogliere l'unicità degli altri, di quello che stanno facendo gli altri. Vi inviterei a provare a fare dei parallelismi tra queste cose che dico e quando siamo agli allenamenti. Allora, non preoccuparti quando sono allenamenti, li vedo. Allora, no.
Quando, beh, io ho fatto l'esempio di, della persona che visitando una mostra d'arte si cervella per capire cosa sta guardando, no? Ma è solo un esempio, non volevo mancare di rispetto a nessuno. Anch'io quando vado a vedere le mostre mi diverto a interpretare cosa ho davanti. Era semplicemente un esempio per far notare quanto in maniera naturale ci viene da anteporre praticamente a quasi tutte le cose che facciamo la razionalità. Addirittura in un'esperienza come visitare la mostra d'arte, che cioè, è una cosa d'arte, quindi dovrebbe essere spontaneo, un atteggiamento creativo. E per magari una cosa importante che volevo trasmettervi è che quindi questo atteggiamento non è semplicemente per gli artisti, ma è in qualsiasi attività che facciamo, anche quotidiana, anche banale, purché la facciamo appunto con la spontaneità di cui parlavo, cioè senza preoccuparci di quello che stiamo facendo a livello di giudicarci, di preoccuparci del giudizio altrui di quello che facciamo. Quindi un esempio più spiccio potrebbe essere che adesso torniamo a casa, prepariamo la cena, se proviamo a prepararla, cucinarla in questi due modi, otterremo due risultati di due esperienze diverse, cioè in maniera razionale e in maniera creativa. Cucinare un piatto in maniera razionale significa seguire la ricetta come nel libro. Quindi prepararla in maniera creativa significa non seguire la ricetta, farlo, utilizzare semplicemente il proprio vissuto e non preoccuparsi di quello di quello che sta facendo, del tempo che passa, di quello che potrebbe dire la persona quando assaggerà quel piatto. Il risultato sappiamo benissimo qual è, che il piatto realizzato con razionalità sarà perfetto, di sapore e di aspetto, però tutte le volte che lo faremo sarà sempre identico e tutte le persone al mondo che prepareranno quel piatto seguendo quella ricetta realizzeranno sempre lo stesso risultato. Allora già si coglie che l'atteggiamento razionale è comodo perché e si realizza semplicemente copiando le conoscenze altrui, quindi in questo caso l'esempio del libro. E però porta, introdurre alla piattezza, la cosiddetta omologazione. La piattezza, parli di piatti, sì, esatto. Mentre invece, ovviamente, quando nell'altro esempio, preparare o cucinare un piatto creativamente significa che magari è anche meno buono, ma sarà ogni volta diverso, ogni volta unico. E vi posso assicurare che quando lo assaggerete, e così anche se ne accorgeranno le altre persone che lo assaggeranno, percepiranno qualche cosa di unico, qualcosa in più che passa, no? Che è come l'esempio di quando sei davanti all'opera d'arte, che non si sa perché, però succede. È il motivo per cui la cucina della mamma, la cucina della nonna sono sempre quelle preferite, no? Non sappiamo perché, però succede. E quindi vi invito di nuovo con questi esempi a fare dei parallelismi tra quello che si vive durante gli allenamenti, quindi il seguire le conoscenze e interpretarle. Magari ogni giorno faremo qualcosa di diverso, realizzeremo qualcosa che non è identico nel nostro caso all'istruttore, al maestro, però sarà qualcosa di unico. È una cosa che ci tenevo a trasmettere, perché questa, il fatto che non ci si preoccupa del giudizio e del giudizio anche verso se stessi, significa che si opera, si è pratica, si agisce liberamente, senza pregiudizi e quindi spontaneamente. Infatti si potrebbe utilizzare come sinonimo la spontaneità. E quindi il risultato è unico per questo motivo. È unico perché ogni volta che si fa qualcosa in questo modo, che io ho chiamato creativamente, lo si fa in un modo che soltanto tu potevi farlo. Perché non si assecondano la preoccupazione del risultato finale. È come se la persona diventasse un filtro, e quello che si fa lo si fa attraverso se stessi. E quindi qualsiasi cosa fai, anche una cosa banale, come ho detto, la si fa producendo qualche cosa di unico, perché solo tu puoi essere tu. E
Quindi abbiamo visto che ci sono più di un atteggiamento per poter fare esperienza delle cose, la razionalità e la creatività. E queste non volevo comunicare che una è peggiore dell'altra, una è migliore dell'altra, ma sono due strumenti che abbiamo in dotazione tutti quanti, 50 e 50, e semmai imparare ad utilizzarli nel giusto contesto, come gli esempi che ho fatto. Infatti, quando ci ricordiamo che abbiamo questi due strumenti, si possono essere utilizzati in maniera intervallata, quindi spostando continuamente l'attenzione tra i miei ragionamenti, tra quello che ricordo, ad esempio quando facciamo gli esercizi, e poi eseguire, fare le cose con spontaneità, quindi con qualcosa legato alla trasmissione di qualcosa di emotivo, come dicevo all'inizio. Infatti, come per eccellere nella razionalità, nella logica, nel fare lavori ripetitivi e meccanici, è utile l'attività mentale, invece per la spontaneità, per la creatività, è qualcosa invece che ha a che fare con il cuore. Ma allora, se abbiamo detto che c'è tutta questa cosa, tutto questo potenziale nel fare esperienze creative, potenziale che poi diventa rilevante, perché quando ci si abitua a fare così, no? Significa che si producono, si apportano al mondo delle cose nuove, innovative, perché qualsiasi cosa fai, la fai in un modo che solo tu puoi farla. E per gli altri è qualcosa di inedito, quindi è arricchente. No? Tutti sappiamo che ci sentiamo arricchiti quando abbiamo a che fare con qualcuno di creativo. E un creativo è qualcuno che vuole donarti sempre qualcosa, perché appunto qualsiasi cosa fa, la fa in un modo diverso da come la potresti fare tu, che non è l'importante che sia diverso, ma il fatto è che con questa spontaneità il prodotto è in un modo unico. Cioè, per fare una metafora, il mondo dell'arte, voi sapete perché un'opera d'arte raggiunge alte quotazioni, cioè può essere venduta a prezzi molto alti. Per i critici. Più la vendono, meglio è. Meccanismi di mercato. Meccanismi di mercato, ma il prezzo ha, ovviamente, la domanda offerta, perché logicamente un mio quadro non può essere venduto come quello di un Van Gogh, ma era precisamente, tu andresti a pagare la unicità dell'artista, è quello che fa l'alta quotazione, nel senso che Van Gogh, soltanto nel mondo c'è stato soltanto lui che ha dipinto come Van Gogh, e quindi può essere una fonte di qualche cosa di veramente di valore anche a livello di esperienza personale. E stavo proponendo questa riflessione, ma allora, se vediamo che ci sono questi elementi positivi, come mai viene così trascurata, viene quasi spontaneo, naturale rifuggirvi? Perché appunto, se ti ritrovi a fare cose uniche, quindi rivesti i panni di te stesso e sei spicchi dalla omologazione, quindi sei visibile, riconoscibile, individuabile, e quindi c'è il timore di poter venire criticati, giudicati, sei indicabile, quindi passibile di critiche, magari di discriminazioni, e quindi si tende, no, a rimanere a rimanere con un passo indietro alla cosiddetta omologazione. Ho tirato fuori un tema, chiamate come volete, però quello che non si tiene mai conto è che quando si giunge a praticare in maniera quotidiana anche la creatività, quindi a essere persone uniche, si è vissuto un processo che ti fa andare oltre il giudizio, quindi il timore di venire giudicati, quindi in realtà non ci sarebbe per davvero questo timore, però le persone, non sapendo, allora ci si abitua a rimanere con un passo indietro. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente sì. Era così, perché sì, era un modo per poter far notare. Io per esempio sono stato stimolato personalmente al fatto che
essendo un artista, le persone mi chiedevano informazioni su queste cose. E io stesso mi sono dovuto impratichire giorno dopo giorno. E magari ad esempio, passando un po' di tempo durante la giornata, magari anche solo 5 minuti, a non soffermarsi alla mia attività mentale, le mie storie della mente, su giudicare quello che sto facendo quando faccio qualcosa, o a preoccuparmi del giudizio altrui. E quando si vivono in questo modo, anche solo 5 minuti, si sperimenta appunto innanzitutto una leggerezza, perché c'è tutto un gran lavoro mentale che è assente, che non c'è. Ma poi c'è il sospetto che si può giungere ad una libertà anche di espressione, di pensiero, di comportamento che conquista, perché ti fa percepire che è basta. E basta. Quindi provando 5 minuti, poi il giorno dopo si provano 10 minuti, 20, un'ora, e diventano 7 giorni su 7. Non so se mi sono, sì, sono spiegato. Sì. Ed era qualcosa quindi che porta, abbiamo detto, a fare esperienze in maniera leggera, attraverso la propria spontaneità, che ha a che fare con il proprio cuore, con quello che si è. Quindi quella cosa la fai in un modo unico. Ma anche recepire la unicità degli altri, ma in questo modo anche si vive la propria unicità. Quindi è anche un po' strada facendo il percorso per poter, almeno a me è capitato così, conoscere se stessi e poi fare percorsi di conoscenza interiore. E la cosa bella è che appunto, lavorando in questo modo con il cuore al centro, è qualcosa che si lega alla passione. Tutte queste cose che vi ho detto sono cose che già avete dentro di voi, che già conoscete, perché sono cose che ci appartengono. Solo che magari appunto me lo raccontavo perché io ho a che fare più spesso. E infatti, se uno si domanda come fare però a districarsi con questo nostro modo di essere, come trovare una bussola per poter capire, ma questi miei pensieri sono spontaneità o sono meccanicità per il mio retaggio o questa attività? E quindi per potersi districare, sì, ovviamente la formula è fidarsi del proprio cuore o nelle attività dell'allenamento, fidarsi di quello che dicono i maestri e gli istruttori. Perché ad esempio, questa cosa che io vi ho appena spiegato, io mi ricordo l'ultima volta che abbiamo fatto l'allenamento a Gorizia con il maestro, io ovviamente perché mancavo da un mese di allenamenti, finalmente vado ad allenarmi e avevo talmente tanta smania di fare che alla fine non riuscivo a fare niente perché ero tutto qua, ero pieno di preoccupazione, volevo fare tantissime cose, no? Infatti, ma queste cose ci sono arrivato per l'osservazione che mi ha fatto notare il maestro, è quello che ha detto, fidarsi dell'istruttore. Infatti la soluzione era spostare da qua a qua, infatti il maestro mi ha detto ti devi volere più bene, che è la spiegazione un po' di tutte le cose che... Io dicevo lì. Strano, eh? Sì. Ecco, così... Non so se avete qualche domanda, perché magari io parlando di... La creatività, sì, è gestibile, è un interruttore, sono creativo o non sono creativo? Chiedo. Sì, certo, quello che io... Cioè, mi metto in sì. Modalità creativo, sì. Mi metto in modalità non creativa. Sì, esatto. E per me è nuova. È gestibile se si conoscono le regole su come funziona. Cioè, gestibile dal creativo, cioè io oggi voglio essere creativo, sì. Perché ho tempo, perché nessuno sì. Mi rompe i coglioni e creo. Sì. Sono d'accordo. Sì, buono. Sono atteggiamenti. Esiste una spinta creativa. Ma non è che è o bianco o nero. Il cuore non comunica quando glielo dice la ragione. Il cuore comunica e ti spinge
quando vuole lui, per tutta una serie di meccanismi che non credo che tu riesca a gestire. Poi è ovvio che se uno sa entrare in questa modalità, come sei tu, dice, mi rilasso, mi faccio un po' di tai chi, mi rilasso e lascio che la mia mente si tolga tutti i pensieri. Però... Ma allora, allora potremmo dire così, che si potrebbe pensare che non sia alla mercé o di una mente razionale o di una mente creativa, ma si gestisce, questo per me ha più senso. Lo so, io quel poco che so della creatività di me, come abbiamo tutti, perché c'è sempre una persona, uno un mazzo di fiori, uno dispone i mobili e ha questa voglia, questo bisogno di creare un qualcosa che gli fa bene e che magari fa bene anche agli altri, no? Però credo che ci sia una spinta che non riesci più di tanto a gestire. Tutte le grandi opere d'arte nascono da delle fatiche emotive notevoli, non da una gestione. Mi sono spiegato male forse. Forse quello che ho colto io è che la creatività tu la intendi non solo a livello di partorire un'opera creativa, ma nel senso io posso essere, sono creativa nel momento in cui esco dagli schemi, tra virgolette, e quindi sono quella persona nel gruppo che viene magari additata come quella diversa, ma perché è quella che magari non si sottopone a un film mentale la mattina prima di uscire, dire devo essere come eccetera, e sono un po' magari, non so, sono più spontanea di un altro, sì. Non so, non è solo la partorire un'opera, perché altrimenti sarà un appannaggio solo dell'artista. Esatto, come ho detto all'inizio, non è una questione del lavoro dell'artista. Il discorso dell'arte era solo un esempio, perché infatti ti posso garantire che ci sono tantissimi artisti che realizzano opere d'arte senza creatività. E sono di solito quelli che riescono meglio ad andare avanti nella loro carriera, perché hanno l'attenzione di poter cogliere e poi ricercare, intanto, come l'appeal, come sedurre il cliente, come si dice? Beh, Giulia. Però non so, secondo me c'è anche una sorta di creatività meno razionale, allora, cioè nel senso una capacità di unire gli elementi, però secondo un magari nel senso estetico che è dato dal proprio vissuto da tutti gli elementi. Certo, assolutamente. Sì, sì, io lavoro così, ad esempio. Sì, sì, io lavoro così quando creo. E mescolando la mia parte razionale con la mia parte più sentimentale, utilizzando il passato mio e degli altri e trasformandolo. E potremmo allora, magari, è interessante notare questa cosa, di poter framischiare le due esperienze, sì, i due atteggiamenti. Un po' frutto di ricerca, in sostanza, la creatività, o comunque un percorso. Certo, quando diventa creazione di qualcosa, sì. E sicuramente non è un avere un atteggiamento 100% razionale oppure 100% creativo, perché anche quando dipingo sono sicuro che c'è da qualche parte la mia parte razionale. Okay. Però spesso le persone, quando mi criticano magari questi miei discorsi, lo fanno perché considerano appunto o si fa in un modo o si fa in un altro. Scusate, devo andare. Grazie a tutti. Grazie a voi, scusate. Ciao Roberto. Ciao Roberto. A me personalmente succede così quando, ad esempio, facciamo un tai chi e io mi metto a ragionare come se fosse... Come ragionare? Ma perché magari mi preoccupo. Ho fatto tutto questo discorso, però... Ti preoccupi di fare bene, fare giusto? Sì, ma anche proprio come tutte le informazioni, no? Non la parla voi.